andrò a preparare la versione più semplice della colomba e anche più veloce perché non dovrà lievitare, ma utilizzerò direttamente il lievito per dolci. Un segreto. Qualunque impasto per torte andrai ad usare e lo andrai a trasferire in uno stampo per colomba come quello che ti ho mostrato come realizzare, diventerà una colomba. Quindi ingegnati, scegli l'impasto che più ti piace. Io oggi andrò a utilizzare un impasto allo yogurt che quindi renderà il tutto ancora più morbido, ma puoi utilizzare anche la ricotta in uguale quantità perché secondo me ci sta benissimo. Detto questo, vediamo cosa ci serve per prepararla. Sono 3 uova, 2 tuorli, 400 g di yogurt. Io sto utilizzando questo alla fragola perché gli avevo detto a mio marito di prendere quello bianco normale. Lui non avrà visto, si sarà confuso oppure l'avrà preso volontariamente. Comunque, ha preso questo alle fragole e lamponi. Io ti consiglio di utilizzarlo bianco per questa preparazione perché è meglio. E di conseguenza, poi potrai aggiungere anche la crema alle nocciole, questa della Pandistelle oppure un'altra, a cucchiaiate nell'impasto e verrà ancora più buona. Proseguendo, abbiamo 300 g di farina zero, oppure di riso se sei intollerante, e 100 g di fecola di patate, una bustina di lievito per dolci, scorza di un'arancia, aroma all'arancia, 50 g di zucchero di canna. Questo ovviamente dipenderà da quanto è dolce lo yogurt. Questo io penso che già sarà dolce, quindi io vado in diminuzione. E 120 ml di olio di semi. Appunto, se vuoi fare delle colombine e quindi più piccole, poi mi sono dimenticata di dirti l'altro giorno quando ho fatto il tutorial dello stampo che puoi utilizzare delle tazzine e dei bicchieri di carta. In questo modo ti verranno piccoline. Nel caso tu voglia mettere la crema alle nocciole, prima devi mettere un pochino di impasto, mettere delle cucchiaiate di Nutella o crema alle nocciole per l'appunto e ricoprire con altro impasto. Per la glassa invece ci occorrono 80 g di farina di mandorle, io le andrò a tritare appunto riducendole in farina, 2 albumi, 60 g di zucchero a velo e codette di zucchero. Vediamo al taglio come si presenta e se fa un bel croc. L'ha fatto. Cioè, ma guarda com'è cresciuta bene. Eccezionale. Ha fatto i buconi. No, vabbè, ma quanto è bello. Ti faccio percepire anche la morbidezza. Bellissima, fantastica, eccezionale. Guarda che bella che è la glassa. Eccola qui, in tutta la sua beltà e bontà. Scema di Irene, veramente scema. Questa volta me lo dico sola.
perché la crema alle nocciole ci stava benissimo. Mannaggia la miseria. Sarà per la prossima volta, mio marito mi dirà perché non l'hai messa. Mannaggia, lo ridico, perché alla fin fine è una semplice torta margherita con la grassa sopra alle mandorle. Quindi il gusto dello yogurt è più che altro un retrogusto, non è che si sente persistente come nel precedente caso dei muffin. Questa volta è leggerissimo, proprio impercettibile, e sì che ce n'è 400 grammi, eppure non si sente, quindi ci sarebbe stato benissimo anche la crema alle nocciole. Comunque sia, è fantastica, ci stavano bene anche i gocci di cioccolato, volendo, canditi, se ti piacciono, a seconda dei tuoi gusti. È perfetta per essere inzuppata nel latte. Se la provi, mandami la foto in direct su Instagram, così la riposterò nelle stories. Ma te la consiglio vivamente. E se la ricetta ti è piaciuta, iscriviti, regalami un like e condividila sui tuoi social.